Привет, друзья мои, mi chiamo Anna, il mio cognome è Larena e io sono insegnante di russo, pluriabilitata, con tanti anni di esperienza e ve lo dico affinché voi possiate fidarvi di ciò che dico. Cominciamo il video. Oggi vi insegnerò una semplice cosa, come bisogna rivolgersi ad una persona russa. In Italia, come nel resto del mondo, esistono dei modi concreti, signore e signora, e signorina anche, il plurale rispettivamente signore e signori. In inglese esiste, in tedesco esiste, in italiano esiste, in francese esiste, anche in russo esisteva, ma ora non c'è più. Negli ultimi 30 anni noi non abbiamo creato un nuovo modo come dobbiamo rivolgersi ad una persona. Perché sto parlando di un modo nuovo? Perché nei tempi sovietici, e l'Unione Sovietica è finita nel 1991, tutti erano Tavarishi. Tavarish, lui e Tavarish, lei, con il cognome di un uomo e di una donna, ma Tavarish, compagno, rimaneva sempre alla forma maschile, quindi esisteva o Tavarish o plurale Tavarishi, anche se erano Tavarishi donne. Tavarishi sono comparsi insieme all'Unione Sovietica e scomparsi insieme all'Unione Sovietica. Prima dell'Unione Sovietica, prima di questi 70 anni della vita dell'Unione, c'era lo zar. C'era un'altra epoca, un altro periodo completamente diverso. In quel periodo esisteva il modo. Prima c'erano sudari e sudarini al plurale. Per attirare l'attenzione di un uomo si diceva sudari, più o meno signore. Al femminile sudarinia, sudarinia, signora. Sudar, forma maschile, e c'era anche go sudar. Go sudar era il capo dello Stato, era lo zar. Il modo per chiamare lo zar era proprio questo, go sudar. Da qui deriva un'altra parola, gosudarstvo, che è lo Stato, il paese. Ma tutto questo esisteva prima, ora non abbiamo più niente. Cosa facciamo adesso? Adesso, per chiamare, per rivolgersi ad una persona così per strada, per chiedere che ore sono o se la direzione in cui vado è quella giusta, noi dobbiamo dire semplicemente: se vediamo un uomo, dobbiamo dire uomo. Uomo in russo è muscina, scritto muscina, letto, pronunciato muscina, non juc, ma sh. Mushina. Idem, se vediamo una donna, non dobbiamo dire signora, ma diciamo женщина. Donna, женщина. L'accento è diverso. Mushina sulla i, женщина sulla ie. Женщина. Se vediamo i giovani, se vediamo una persona di 25-30 anni, difficilmente possiamo dire donna, che ore sono? Noi dobbiamo chiamarla ragazza. Ragazza è dievushka. Dievushka orientativamente è una fanciulla da 14 anni fino a quando sembra una fanciulla, 30, 35, 25, 40. Sì, alcune riescono a sembrare fanciulle anche fino a 40 anni. Quindi andiamo a occhio. Noi dobbiamo rivolgersi a lei con la parola dievushka. Dievushka. Se al posto di una dievushka vediamo un ragazzo, un giovanotto, dobbiamo chiamarlo молодой человек, giovane uomo, giovane persona. Молодой, giovane, молодой, pronunciato come молодой. Молодой человек, человек, молодой человек, молодой человек. Prevedo subito una domanda nei commenti a cui rispondo subito. Per coloro di voi che conoscono la parola parень, che pure questa parola significa ragazzo, non è un modo per rivolgersi a qualcuno. Si usa molto di meno.
Молодой человек è più gentile, più educato e anche più formale. Quindi молодой человек è adatto sempre. Парень, quando diciamo io ho un ragazzo, fidanzato. У меня есть парень. У меня есть молодой человек. Possiamo usare sia l'uno sia l'altro. Ma quando cerchiamo di attirare l'attenzione di qualcuno, dobbiamo, è molto meglio, molto più consigliabile dire молодой человек. Scendiamo di un gradino più giù, quindi abbiamo avuto женщина, мужчина, молодой человек, девушка, e adesso abbiamo i piccoli. Se vediamo un bambino, una bambina di 5-6 anni e dobbiamo chiedere qualcosa, se la vediamo sola o a lui lo vediamo solo, dobbiamo chiedere dove sono i tuoi genitori, magari si è perso, dobbiamo chiamarli девочка, bambina e мальчик. Bambino rispettivamente, ragazzina, ragazzino, anche così. Девочка, девочка, мальчик. Cerchiamo di non confondere девочка con девушка. Девочка è piccola, fino a 14 anni è девочка, dopo 14 orientativamente. Dunque, девочка, piccola, девушка, un po' più grande, женщина, ancora più grande, мальчик. Ragazzino, мальчик, che poi diventa молодой человек e poi diventa мужчина. Mancano altre due coppie. Chi sono? Sono i vecchietti, persone anziane. Possiamo rivolgersi a loro con le parole бабушка per lei e дедушка per lui. Бабушка significa nonna. I russi hanno l'abitudine di rivolgersi con la parola nonna, nonnina a tutte le vecchiette che vedono. Ma deve essere proprio vecchietta, mi raccomando, una persona di 60 anni non chiamatela babushka, a meno che non sembra veramente, veramente vecchietta. Babushka, dedushka, non confondiamo dedushka con devushka, è un errore che sento molto spesso. Dedushka è nonnino. Dievushka è ragazza, quindi andare in giro orgogliosi dicendo io ho dievushka, i russi capiranno che c'hai un nonno e ne vai molto fiero. E tu invece magari vuoi dire che hai una ragazza, finalmente. E nessuno ti capisce. Dunque, dievushka, dievushka, due lettere diverse. Babushka, dievushka, nonna, nonno. Sempre signora e signore, ma per le persone anziane. Proprio vecchietti più che anziani. E restano altri due. Chi sono questi due? Questo è un modo a parte che diciamo è adatto più ai bambini, che quando i bambini si devono rivolgere a qualcuno. Loro, vedendo una signora o un signore, non dicono женщина e мужчина. I più piccoli sono abituati, vengono abituati a chiamare le altre persone con la parola tiotia e diadia. Tiotia significa zia, diadia zio. E tiotia e diadia, oltre ai parenti propri, possono essere anche signora e signore. Per esempio, se un bambino piange e fa i capricci, la mamma può dire smettila subito, se no questo signore ti porta via, cioè un uomo così che passa per strada. Oppure saluta la signora, no? Se qualcuno ringrazia la signora, ecco, se magari qualcuno dà un cioccolatino al bambino, la mamma dice ringrazia la signora che tutte e due vedono per la prima volta, sia la mamma sia il bambino. Quindi questa parola signora sarà pronunciata come tiotia, il signore diadia, ma solo per i bambini, solo quando un bambino deve chiamare in qualche modo questa donna o quest'uomo. Sappiatelo che se sentite un bambino dice queste tiotia, non sono tutte, non sono affatto sue zie, non necessariamente, possono essere anche signora e signore per lui. E un'altra cosa in più, non abbiamo una parola per dire i miei nonni, se sono nonni, sono due diaduschi. Se è inteso come tutte e quattro, non abbiamo una parola per dire nonni, dobbiamo dire nonno e nonna, nonni e nonne, così. E idem per la zia e lo zio, non abbiamo un'unica parola per dire zii, saranno tutti maschietti se usiamo la forma maschile. Idem fratelli,
Fratelli sono solo fratelli, non possono essere idem cugini. Dobbiamo sempre dividere fratelli, sorelle, cugine e cugini. Sempre due volte, sempre due parole. Per oggi è tutto qui. Se volete porre qualche domanda, come sempre siete liberi di farlo nei commenti. Se le domande non ce le avete, basta un semplice like, così capirò che per voi è stato utile. Se invece non è stato utile, va bene anche un dislike, basta che sia sincero. Grazie mille per la vostra attenzione, in bocca al lupo e studiate il russo. Pacà!